e ogni storia e ogni opera, quando inizia, comincia. Riapriamo il silenzio. Allora cominciamo. Signore e signori, si parlo! Ah! Eccoli qua. Personaggi che non fanno niente tutto il giorno, dalla mattina alla sera passano la loro giornata in spiaggia, in lontananza c'è il mare, la città si stende sulle colline, chiacchierano e bevono, e in questo caso, in questo momento, Ferrando e Guglielmo stanno lodando le virtù delle loro fidanzate. Vedo che qua ci sono delle giovinette, dei giovinetti, insomma, già cresciutelli, quindi la sapete lunga su questa storia qua, no? I due giovanotti parlano e dicono: la mia Fiordiligi e mi ama da morire, lei non pensa mai a nessun altro, oh no, la mia Dorabella, mi pensa sempre, mi ama, lei non ha occhi che per me, lei mi ama, ma Don Alfonso non la pensa così. Lo sapete che sono disposti a togliersi la vita per amor vostro, sono dispostissimi, eccoli, guardateli qua, cosa fanno? No, voglio morire, grida Guglielmo, io voglio morire, grida Ferrando, e mandano giù, che cosa mandano giù? Oddio, che succede? Cosa hanno ingollato? Ah, Don Alfonso, che cosa hanno mandato giù? È arsenico. Arsenico, non ci credo, mi faccia provare, non posso pensare che abbiano mangiato dell'arsenico. Facevo negli anni 20 e che adesso mi costa un po' caro, però signori, fate qualche cosa, c'è un dottore in sala? C'è qualcuno di voi che ha intenzione di studiare medicina? Ma quanti bravi dottori che avevo, non fate tutti i dottori, sennò poi ci mancano i malati. Trovi un dottore, faccia un piacere. Adesso arriverà un dottore molto particolare. State molto attenti, non dormire tu, che porca accidenti, se dormi e finisce tutto qua, Oggi per secondare più persone.
Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì. Oh.